Finiamo il giro poi con Marino, solamente due parole, poi approfondiremo i ragionamenti. Mi sono sentito partecipe di tutti gli interventi che sono stati fatti perché ho individuato in ogni intervento un lavoro, una parte del lavoro che come AGA da quasi 18 anni stiamo facendo. Non partendo dal territorio veronese e poi mano a mano allargandoci fino ad arrivare all'Europa. Dico fino ad arrivare all'Europa perché noi facciamo parte di un'associazione europea che usa le parole rete di reti come slogan. Quindi, è una realtà europea che vede la partecipazione nella maniera più ampia di realtà territoriali che si occupano del gioco e dello sport tradizionale nelle maniere più varie, dalle federazioni ai musei, alle attività, alle associazioni culturali, agli accademici. Quindi, è proprio una realtà che è una rete di reti. E quindi benissimo che il ragionamento vada in queste direzioni, insomma. E non so, forse anche il ragionamento che nessuno ha parlato di UNESCO, non c'è stata occasione, ovviamente. Si pensava di parlarne oggi. AGA ha avuto mandato dall'Associazione Europea di cui fa parte di rappresentarla presso l'UNESCO. AGEST è una ONG accreditata e mi veniva in mente che nonostante la diffusione delle associazioni che si occupano di giochi e sport tradizionali a livello internazionale, è l'unica ONG che ha pensato di accreditarsi presso l'UNESCO. E ci sono organizzazioni molto più grandi, che operano a livello intercontinentale, però magari sono all'interno di UNESCO per quanto riguarda la parte sportiva, ma nessuno ha pensato di accreditarsi presso l'ONG, come ONG presso l'UNESCO. E questo è interessante capire come ci si muove, no? Anche a questi livelli. Quindi sarà interessante proprio poi approfondire anche questo. Tocca a me. Ma a partire la verità, io pensavo che oggi non devo fare nessun intervento perché abbiamo parlato ieri delle comunità. Credevo che più i rappresentanti delle istituzioni parleranno oggi, daranno un remise di quello che abbiamo parlato. Ma dai. Ma già che ho la parola, ringrazio l'assessore dell'ospitalità e sono contento di partecipare in questi giorni qua con voi. Ho sentito delle cose nuove, belle. Penso che quello che stiamo lavorando è una roba bellissima e per essere curto, il mio pensiero è per noi quelli che lavoriamo, che pratichiamo, delle comunità, di tutelare e tramandare ai giovani quello che facciamo adesso, perché non vada perso. Grazie. Non fare. Quelle zone di confine. Puoi parlare
No, ma dobbiamo registrare. Qui si sente? Ok, perfetto. Buongiorno a tutti, ieri non c'ero, sono Gianmarco e da qualche mese collaboro e faccio parte dell'associazione Giochi Antichi e mi sono avvicinato, una rapida presentazione, poi penso che ci sia da riflettere sui vari spunti precedenti, quindi sarò molto rapido. Mi sono avvicinato ai giochi tradizionali facendo la tesi di laurea con una professoressa veronese, Anna Maria Paini, e appunto ho studiato il gioco della balina, che è un gioco di sferistica, di valeggio, e da lì ho iniziato appunto la mia collaborazione con l'associazione e ho avuto la fortuna di prendere parte a un progetto legato alla regione Lombardia negli ultimi mesi, in cui abbiamo visitato tutta una serie di comunità di gioco lombarde, quindi diciamo ho visitato questo piccolo universo ludico e appunto ho scoperto realtà uniche, perché il mio retroterra era sportivo ed è sportivo e non avrei mai immaginato di incontrare appunto questo tipo di comunità. Ecco, passo il micro. Allora io completo quello che diceva Gianmarco. È interessante pensare che Toccati, come ci diceva Agostina per gli aspetti istituzionali legati alla Regione Lombardia, AGA, e come ci sta dicendo Gianmarco, ha attivato una serie di relazioni importanti anche a livello istituzionale, e se Anna Paini ha affidato questo lavoro di ricerca è anche grazie al progetto e anche al progetto di candidatura. E qui veniamo al punto UNESCO, cioè probabilmente se questa convenzione non esistesse, l'Italia non l'avesse ratificata, non saremmo qui. Dove ci siamo incontrati tutti noi? Alla fine ci siamo incontrati all'UNESCO. Cioè io, italiana, ho incontrato Paolo e Giuseppe a Parigi, a una riunione dell'UNESCO, e in che situazione? Noi non siamo governi, noi siamo arrivati all'UNESCO, e questo è anche grazie alla lungimiranza del professor Clemente, che ci ha spinto, diciamo, anche un'associazione non governativa italiana ad accreditarsi, e qui veniamo al tema dell'accreditamento. Siamo arrivati all'UNESCO dalla parte dei ricercatori e delle associazioni non governative. Questo ruolo delle associazioni non governative dentro il cantiere della Convenzione è in crescita esponenziale a livello internazionale. Cosa significa questa crescita? Significa che la Convenzione non è soltanto uno strumento di governo per gli stati che ratificano, ma sta diventando ed è di fatto uno strumento di progettazione. Perché? Perché risponde a un bisogno. E quindi siamo in realtà di fronte a una grande rivoluzione di quello che è proprio la concezione del patrimonio culturale, cioè passando da quella appunto storico, artistica e monumentale, che il nostro codice ha in qualche modo incarna, pur avendo concesso un 7 bis in cui gli spazi e i manufatti e tutto ciò che è collegato appare. Ma questa è una cosa che ci dobbiamo dire molto importante, al di là di questa follia dei sindaci che tutti vogliono candidare, che poi anche questa dovrebbe un pochino a noi interrogarci sul fatto che cosa risponde, no? Perché se si parla di turismo, di commercializzazione, noi possiamo anche snobbare e dire ma però perché l'UNESCO si interroga, in realtà ci sono dietro ragioni profonde. Queste ragioni profonde, conflittuali, complesse, appaiono in pieno nelle discussioni dei comitati. Le discussioni dei comitati da qualche anno danno la parola anche agli osservatori. Ci sono dei momenti e degli spazi nuovi, questa è una cosa nuova, in cui le associazioni non governative hanno la parola per alcuni minuti. E si è creato un forte movimento di rete
Allora, ecco, è molto interessante riflettere su questo, cioè, che cosa sono, cosa significano questi strumenti governativi per tutti, questi strumenti normativi per tutti noi. Il caso di Regione Lombardia è assolutamente straordinario in Italia, perché dà un archivio di etnografia e storia sociale con un'impronta, un'impostazione, diciamo, molto legata agli anni 70, al revival, a tutta la storia dei nostri studi, le tradizioni popolari, la cultura popolare, si è poco a poco, diciamo, resa conto di una serie di responsabilità quando è uscito questo testo. Ora, devo dire che io e Renata, e in parte anche il professor Clemente, siamo stati in Italia, cioè ci siamo resi conto del potenziale. Allora, questa rete che stiamo costruendo, questi incontri, sono molto legati a questo, perché appunto, come vi dicevo, è lì che ci siamo incontrati. Fuori, in qualche modo, da un ambito nazionale, con una maggiore libertà e con questo aspetto molto interessante di riconoscimento del ruolo. Allora, io trovo che questi due, Cora e Chiara, hanno fatto due interventi, secondo me, assolutamente fondamentali. L'una ponendo l'accento su questi luoghi di resistenza, e alla fine il movimento delle ONG all'interno dei comitati è assolutamente questo, cioè come la società civile negozia con i propri governi, utilizza la convenzione per affermare dei diritti alla cultura che fino a quel momento, fino a quando, per questo vi dico, d'accordo Faro, ma guardate che qui abbiamo una legally binding, cioè abbiamo una convenzione che è vincolante per i governi che l'hanno fatta, abbiamo un potere e che noi stiamo assolutamente esercitando anche nei confronti delle nostre istituzioni a livello locale, regionale e nazionale, in chiave di dialogo, no? Ma voglio dire, cioè, certe istituzioni non avevano chiaro, no, ma c'è anche questo, no? Cioè, c'è una questione di negoziazione di diritti, di legittimità delle comunità a farsi in qualche modo anche attori, protagonisti di processi, nel dialogo, nel dialogo. No, io vi sto raccontando di come sono andate le cose, cioè effettivamente questi movimenti, ma non soltanto in Italia, lo vediamo in tanti altri paesi del mondo e dell'Europa, cioè noi qui, questa rete che abbiamo costruito è anche legata a tutto questo cambiamento, questa trasformazione, il fatto di avere una regione Lombardia che può istituire dei bandi e finanziare dei progetti di ricerca, questa è una cosa assolutamente sulla quale ancora, secondo me, dobbiamo veramente riflettere tutti insieme, no? Sia a livello istituzionale che a livello delle comunità. AGEST, io l'ho conosciuta prima di AGA, nelle parole di alcuni brettoni che frequentavano le riunioni delle ONG, sappiamo come anche i movimenti come appunto Bretagna, Catalogna sono molto presenti, perché? Perché cosa vedono in questa convenzione? Uno strumento effettivamente per anche essere presenti, ascoltati presso di chi? Presso i loro governi nazionali. Quindi il sistema dell'accreditamento delle ONG è un sistema importantissimo. Esatto, era un brettone. Quindi ecco, ci sono tutti questi aspetti che anche su quali riflettere, e questo tema della resistenza. E poi quest'altro tema importantissimo che ha sollevato Cora, cioè del fatto che già essere qui, cioè il fatto di aver creato questi spazi, di aver creato questo processo, non era stato affatto scontato, è frutto di molto lavoro ed è anche interessante in un movimento un po' di riflessione fra noi studiosi e ricercatori analizzare insieme come ci siamo arrivati, attraverso quali dialoghi. Io mi ricordo anche il primo incontro con Stefania, sì è vero ci eravamo visti a Matera, ma in realtà il vero incontro è stato in ascensore a Parigi, è tutto una... cioè, tutto quello che stiamo vivendo qui in questa stanza è legato anche a quest'altro mondo. Quindi non a, capisci, la presa istituzionale, ma a quello che poi succede nel backstage, cioè tutti coloro che... E una cosa molto bella che è venuta anche fuori è questo rapporto fra l'intimità, e qui c'è il tema della comunità, chi decide cos'è, no? Ecco, l'intimità, cioè il rispetto di questa intimità, io ho sentito sempre molto parlare di comunità da quando sono entrata in contatto con AGA, all'inizio ero un po' come siamo noi studiosi, no? Poi mi sono resa conto di quanto per loro era importante parlare di comunità, sentirsi comunità, anche la storia di AGA in fondo, e
e quanto è importante che questa intimità che Haga ha fortissima con Verona, i propri spazi, il proprio territorio, sia un'intimità aperta che ha saputo diventare comunità di comunità, come sono state definite dai francesi, perché poi la cosa interessante è anche come queste identità si costruiscono attraverso il contributo di tutti, no? Perché alla fine Toccati che cos'è? Un grande laboratorio, è un grande luogo di incontri e ognuno mette qualcosa. Allora noi qui stiamo approfondendo in qualche modo un dialogo che già in Toccati io ho accolto, ho sentito, ma era a livello informale di rete, e mettendolo anche in un grande rapporto di condivisione con le istituzioni, che quando sono arrivata non è che fosse così forte, no? questa condivisione con le istituzioni, cioè era molto più legato alle reti delle comunità fra loro. Quindi ecco, qualcosa che già c'era di molto forte, qualcosa che si sta trasformando in un dialogo con le istituzioni, il mondo degli studi, il mondo degli organismi sovranazionali, il movimento delle ONG accreditate, ecco, tutto questo merita veramente, penso, tanto lavoro anche fra noi. E sono particolarmente contenta di avere qui appunto Stefania, Rosanna, Daniele, che rappresentano in qualche modo il mondo degli studi italiani, insomma, con vari maestri, tra l'altro comuni, dietro le spalle, che hanno anche fatto parte, perché Vincenzo Padiglione, Pietro Clemente sono stati qui ai primi incontri, quando abbiamo un po', anche quello di novembre, no? Iniziato questo percorso, quindi diverse generazioni anche di studi e di lavoro. E questo, ecco, quindi ecco, ringrazio tutti, perché veramente è un'altra cosa stupenda che secondo me è venuta fuori ieri, è come che mi ha insegnato un po' lo studioso Pierre Parlebas, che è un grande studioso, antropologo, non indefinibile, perché poi ha studiato tanto antropologia, però in realtà lui era un insegnante, partito dall'insegnamento dell'educazione fisica e oggi insegna al Collège de France etnomotricità. Quindi è un personaggio veramente abbastanza strepitoso, e mi diceva: ogni gioco e ogni comunità ti insegna qualcosa dell'umano, cioè delle facoltà umane. Ognuno è come se, e questo è il grande segreto anche del tema della ludodiversità, cioè ogni gioco sviluppa determinate facoltà. E quindi tutti insieme fanno questa, lui ha una visione che, tra l'altro, ecco, mi auguro che riusciremo a rinvitarlo, perché l'abbiamo invitato per una lezione magistrale quest'anno, il 13 settembre, e questi sono insomma anche gli obiettivi di questa rete, anche identificare quelle figure poi che anche a livello proprio del mondo degli studi possono aiutarci a capire meglio dove stiamo andando, cosa stiamo costruendo insieme. Sono particolarmente fiera di avere qui un giovane che si sta avviando a come dire, approfondire gli studi di antropologia dopo questa tesi, che è stata anche in parte legata a questa idea di scrivere una biografia di Haga, no? Di andare anche a intervistare i fondatori. E quindi anche il tema della biografia, e insomma avere un giovane sportivo che si sta appassionando al... E Gianmarco sta lavorando a tutta la documentazione che abbiamo raccolto in questo primo cantiere di ricerca in Regione Lombardia. Quindi ecco, anche potrebbe essere interessante anche farlo, poi diffondere, ecco, questo modello che abbiamo un po' sperimentato, che è un po' simile a quello di questi giorni, cioè essere accolti da una comunità che prepara in qualche modo un'accoglienza, e riuscire noi anche a starci, insomma, a restarci in dialogo e poi offrire qualcosa in cambio. Tra una settimana saremo a Desenzano di nuovo insieme. Ci troviamo un po' in imbarazzo, perché siamo partiti leggermente in ritardo e il programma prevederebbe il gioco. E il gioco, giustamente Pierangelo mi diceva, ma era previsto alle 11 il gioco.
io non so, perché un attimo di approfondimento però meriterebbe un po' tutta questa serie di ragionamento. Quindi non so, chiedo a voi cosa... Va bene? Moreno? Allora, venuta fuori questa sollecitazione, insomma, sugli spazi, proprio in merito al discorso sullo sferisterio, e avevamo guardato un attimo, io e Rosanna, quanti ce n'erano in giro, erano molti in condizioni disastrate, qualcuno, tipo quello di Napoli, ha il vincolo ambientale, ha il vincolo storico-artistico, e quindi ci domandavamo se fosse possibile, insomma, cominciare a studiare la fattibilità dell'attuazione dell'articolo 7 bis, che quindi dà, in parole insomma semplici, considera il valore immateriale legato a uno spazio, insomma, al di là della sua valenza storico-artistica, insomma. Allora gliel'abbiamo chiesto e lui ha scritto: si può certo fare un'indagine sui luoghi di gioco, magari facendoci aiutare da AGA e dalle comunità ludiche, e invitare le sovrintendenze, quindi direttamente i presidi territoriali, no? A verificare le possibilità di estendere il vincolo 7 bis. Quindi ci ha detto praticamente: cominciateci a lavorare. Ecco, volevo dire questo. Questo è importantissimo. No, c'è, funziona. No, rispetto agli spazi, come ho accennato ieri quando si parlava della Pantalera, e al di là dei regolamenti, dei metodi di gioco, è importantissimo ovviamente riutilizzare gli spazi pubblici anche in funzione del gioco, che i giochi tradizionali nascono sostanzialmente nei luoghi di vita, e quindi nascono nelle strade, nascono nelle piazze. Poi ovviamente subentrano un'altra serie di problemi che si possono risolvere in un modo o nell'altro. In questo caso la Pantalera è riuscita assolutamente a mantenere il gioco, come altre attività di sferistica, è stato nominato la Palla Ema, anche altre attività in altre regioni sono riusciti a mantenere il gioco in strada e in piazza. E quindi questo per noi è una cosa fondamentale, che ha dato il via anche ad un festival come Toccati. Più volte c'era stato consigliato di andare in zona fiera piuttosto che in altre parti della città. Noi abbiamo insistito nel rimanere nel centro storico, proprio per il significato che ha portare determinate attività all'interno di un centro storico come quello di Verona, anche se ci rendiamo perfettamente conto che alcune attività sono imbrigliate in spazi ristretti. Però riteniamo comunque diamo priorità al fatto di rivitalizzare anche alcune parti del centro storico che non sono assolutamente considerate abitualmente, insomma. Quindi questo è una fondamentale come ragionamento. Come faccio un accenno all'insegnamento all'interno delle scuole,
anche qui la diversità di struttura permette a volte una facilità di entrare all'interno delle scuole. Io so che la pallapugno, ma la pantalera fa un lavoro grossissimo all'interno delle scuole, fa un lavoro grossissimo all'interno delle scuole da anni. Ovviamente piccole realtà fanno più fatica, no? E in questo caso la rete deve funzionare, no? Perché ha questa funzione, no? E la piccola realtà si sente forte di una struttura, anche se come quella di una rete di reti, che deve appoggiare, insomma, queste attività. È indubbio che il lavoro all'interno delle scuole è fondamentale per la trasmissione poi della pratica, altrimenti è estremamente difficile. Insomma. Sì, AGA lo fa in particolare rispetto al gioco principe che ha permesso la nascita dell'organizzazione, che è il gioco dello scianco, non la ciaramela. Il gioco dello scianco è molto più interessante ovviamente rispetto a questo gioco uno contro uno, che insomma vabbè ovviamente si scherza, no? E ogni momento è valido per punzecchiarci. Ecco, però come diceva giustamente Marino, noi che siamo abbiamo parlato ieri e voi eravate in ascolto, a noi interessava restare in ascolto oggi rispetto alle vostre considerazioni, quindi questo è il ragionamento che penso che sia interessante, insomma, ecco. Una cosa che mi sembrava interessantissima su questo tema degli spazi e del codice e anche è questa dell'esperienza di Agar, che in realtà c'è questo tema della rivitalizzazione del centro storico che è completamente devastato dal turismo di massa, quindi confiscato direi, perché così... e poi aspetta, e poi il discorso dei quartieri, perché in realtà è interessante, sì, c'è il centro storico, ma voi state adesso facendo anche un lavoro sui quartieri, cioè non c'è più solo il centro, no? Sì, lavoro sui quartieri in realtà è stato fatto fin da subito attraverso il gioco giocato, poi adesso ci stiamo un po' allargando anche rispetto al festival. Rispetto al turismo, dobbiamo stare attenti, in realtà noi soffriamo in alcune zone del nostro paese di un turismo devastante, no? Venezia è sempre presa ad esempio di questa cosa, ma paradossalmente piccole zone dei nostri territori stanno subendo la stessa identica trasformazione. Il caso della zona sud del lago di Garda è proprio un caso esemplare e torno a specificare quello che era stato accennato ieri. Dove il turismo di massa entra in tutta la sua devastante potenza annulla tutto, annichilisce tutto. Tant'è vero che realtà importanti che hanno dato origine ad eventi e a manifestazioni culturali importanti non vengono più considerate. E quindi è ovvio che il turismo porta economia, però dobbiamo avere la coscienza anche di vedere l'altra faccia della medaglia. È ovvio questo, che insomma, nessuno vuole porre limiti e vuole porre barriere, però questo è un dato di fatto.
Cioè sull'aspetto del turismo che sovrasta ogni altra esigenza della comunità, ne abbiamo esperienza noi adesso in questo periodo dove alcune aree della Langa, soprattutto quelle evitate destinate al vitigno Barolo, no? Che dove effettivamente per esempio la pratica della pantalera si è persa perché non c'è più spazio per quello. Ecco. Però io voglio dire questo, perché se noi, e l'ho fatto anche il discorso a livello di territorio, io sono abituato a ragionare a livello di parlare del territorio, probabilmente è un piano diverso da quello del voi antropologi, no? Però il concetto è questo, quello che voglio portare avanti io, che sto cercando di portare avanti, è anche questo. Cioè il turismo va bene, il turista viene nelle nostre colline, viene perché le nostre colline sono fatte così, perché c'è la gente che le ha costruite in quel modo lì, c'è una tradizione. Se noi perdiamo di vista la tradizione, le tradizioni locali, quelle che hanno dato vita alla cultura della gente di quelle località, il turista prima o poi si stufa anche, perché viene lì per quello, viene lì anche per quello. Cioè non dobbiamo permettere al turismo di annullare ogni altra pratica, ogni altra attività che sia quella tradizionale della nostra gente. È pericoloso per noi, perché perdiamo le nostre radici, la nostra cultura, ed è pericoloso anche per il turismo in senso lato, perché non viene solo per, basta, viene per mangiare, va bene, viene una volta, due, cioè, va bene anche quello, ma ha bisogno di altro. Ha bisogno anche di cultura. Io vedo che c'è richiesta anche di questo, e quindi dobbiamo dargli quello, dobbiamo insistere, a maggior ragione dove si innesta questo fenomeno di turismo di massa, cioè dobbiamo cercare di insistere ancora di più sulle nostre tradizioni. A me ha fatto specie il discorso di quelle due ragazze di Bardolino che dicono il turismo ci sta, ed è quello che si sta verificando da noi. Per quello io dico, a maggior ragione dobbiamo insistere, dobbiamo inserirlo nelle nostre sagre, quelle nostre pratiche. Era la vita, era lo sport delle nostre gente, ed è ancora adesso, perché noi quando c'è il periodo della vendemmia abbiamo problemi a portare avanti il nostro torneo, perché la gente deve lavorare in campagna, ragazzi. Quindi non dobbiamo mollare, dobbiamo insistere ancora di più. Io vorrei aggiungere ancora un'altra cosa. E credo, se non ho mal interpretato, ma è un po' l'esigenza che porterei alla luce, che è un modo per far reinnamorare le persone di casa propria. Perché se le persone non si reinnamorano di casa propria, si può tentare tutto il turismo che si vuole, ma sarà un fallimento. Si verrà schiacciati. Se il veronese, come l'Ilianese, sono due aspetti molto diversi, cioè il nostro non è una città, è un paesino, se ti reinnamori di casa tua, sarai tu il promotore di casa tua. E non probabilmente, cioè mi è venuto in mente questo perché ieri sera abbiamo trovato due persone qui al bar che scherzando su di noi dicevano, oh, siete in gita scolastica? Io ho detto, sì, siamo in gita scolastica. Ma cosa, stiamo parlando di gioco? Oh, perché qua non c'è niente da fare, qua non c'è niente da vedere, qua, E non è che è mede che è così, perché è un elemento che si sente molto, troppo spesso nel mio comune, ma credo anche in comuni condivisi qua. Quindi l'aspetto, la difficoltà, da noi non c'è tantissimo turismo a Lilian, comincia a esserci in questi anni, perché tutti vanno su al Monte Rosa, quindi passano, arrivano a Gressonei, ma se il Lilianese, se il Veronese, se il Medese, chi si reinnamora di casa propria, beh, allora lì si ha una potenza incredibile. Perché anche il turista non percepisce come elemento solo di superficie di folklore quella cosa lì. Che se va di moda va bene, se non va di moda non va più bene. Ma come amore di casa tua. E qua entriamo un po' nell'intimità.
ritorniamo alla questione dell'intimità. So che è un discorso molto difficile, perché, come dice Cora, bisognerebbe riuscire a vedere le cose sempre molto dall'esterno, e quando tu le vivi non ce la fai a vedere spesso e volentieri le cose dall'esterno. Ma se ci reinnamoriamo dei nostri luoghi, ne diventiamo curatori e promotori. Grazie. No, ma sono perfettamente d'accordo, è una questione di quantità. È ovvio che se io ho un centro che conta poche migliaia di persone stabili, residenti, cittadini, e nei mesi estivi mi si trasformano in centinaia di migliaia, lì ho un po' di problemi. Ci sono ovviamente problemi che sono più evidenti, e ci sono problemi meno evidenti che si trascinano poi anno dopo anno fino a far scomparire completamente l'amore che ha le persone per le proprie città, il proprio paese. Vanno via, non riescono più a vivere. Abbiamo situazioni paradossali, insomma, no? Il centro storico di Verona che si svuota dei residenti per formare, per dare B&B, Airbnb, e non ci sono più residenti. E quindi tutta la città si trasforma in funzione di questo. Sono problemi che esistono, ci sono, e dobbiamo far conto anche di questo, insomma. Ma guarda, è sempre una questione di rapporti di forza, è sempre una questione di rapporti di forza, perché se in una realtà come la loro, di 400 e passa anime, i mesi estivi si trasformano e riescono ad ospitare 10.000 persone, cioè, perché questi sono poi i rapporti di forza, è ovvio che la realtà non esiste più. Volevo comunque portare un'esperienza, nel senso che il direttore dell'ente turismo Alba Monferrato Langhe, che è una potenza, no? ha raccolto la testimonianza di una associazione, che adesso non vi so dire il nome, tedesca, che ha un'infinità di, è la più grande d'Europa, no? Che tra i propri iscritti, tra i propri soci, ha fatto un questionario, no? Senza dare indicazioni particolari sui loro commenti relativi al territorio Langhe-Roero-Alba, no? Che è tartufo, enogastronomia, punto. Allora, da questa indagine che hanno fatto, da questi test, da queste che hanno segnato le crocette, le cose, insomma, la cosa interessante è che la maggioranza di questi tedeschi che avevano visitato le Langhe Roero sarebbero venuti di nuovo a visitare, di nuovo a fare questo viaggio turistico per assistere a una partita di pallapugno. La cosa fuori da, nessuno aspettava una risposta del genere. No, ma allora ci sono realtà che stanno rivitalizzando il proprio luogo, sfruttando queste cose, i Paesi Baschi con la pelota basca, no? Ci sono piccoli centri che riescono a fare, quindi certo ci sono anche queste realtà, sicuramente. Io volevo dire solo una cosa, nel senso, perché un po' ho lanciato questo tema del turismo e del rapporto tra... No, certo, sì. Però che poi sono tutti questi sono processi molto complicati da gestire, nel senso, poi quali sono i processi che portano a che un determinato territorio sia invaso, cioè si poteva agire, non si poteva agire. Al di là di questo,
però in questi processi ci sono sempre persone. Io quello che dicevo, attenzione a non demonizzare, a non fare una dicotomia tra i buoni, la buona comunità e non buoni comunità, la comunità di quelli che, in qualche modo utilizzo questo termine, no? Delle persone che affittano con l'Airbnb nel centro di Verona, sono sempre persone, non sono processi spersonalizzati, e questo è un po' il problema. Allora il rischio è che se noi ci appelliamo, cioè andiamo nella risorsa del tradizionale e dei beni culturali, in qualche modo questo può costruire valore, eccetera, eccetera, altri valori vanno in qualche modo considerati, perché anche sul fronte del turismo di massa si creano delle dinamiche. Dal punto di vista di noi, di studiosi che comunque analizziamo questi processi, io non mi occupo di questo, però comunque anche quelli sono dei percorsi e dei processi sociali che portano a trasformare i luoghi, a determinare, non del tutto a distruggerli, non so come dire, sono delle trasformazioni che stanno nell'ordine, voglio dire, dei processi sociali, storici, culturali, eccetera, no? I villaggi sono sempre stati abbandonati a un certo punto, no? Non lo so se è una monocultura. Io penso che qua si apra un dibattito enorme, e in effetti bisogna un attimino interrogarsi su quello che le comunità che vivono su quei territori sentono, cioè sulle strutture del sentimento, no? E mi fa piacere condividere con voi una riflessione su come Toccati, che è comunque un grande evento che porta moltissime persone a Verona, sta gestendo un po' questa questione, no? Con delle iniziative come questa di To Festival, per esempio, che cercano di entrare, cioè di proporre al turista, al visitatore, quindi entriamo proprio in pieno nella questione come si gestisce anche il rapporto, cioè qual è l'offerta, di portarle nelle case delle persone con tutto il tema della narrazione, cioè dell'entrare comunque in un'intimità, dando valore non soltanto al gioco in piazza, ma anche a la narrazione di una città, cioè qualcosa di intimo, un incontro, degli incontri. Allora, questa riflessione che io sento molto dentro Toccati, no, su che cosa il festival sta diventando, vuole diventare, è molto interessante vedere come è gestito, e qui torniamo all'UNESCO, a livello dei rapporti con la città, col Comune di Verona. Il Comune di Verona, come voi sapete, è un sito del patrimonio mondiale, come le Langhe sono paesaggio culturale. Questi siti, oltre ad essere, diciamo, avere tutte le criticità che sappiamo, perché alla fine finiscono per attirare anche moltissimo, no, la audience internazionale, sono però anche questi strumento di gestione in qualche modo della globalizzazione, no, dei luoghi, perché i luoghi si sono in parte globalizzati, lo stiamo vivendo noi nelle nostre, insomma, la nostra carne proprio. Però cosa c'hanno? C'hanno in realtà come qualcosa di molto interessante che è poco conosciuto, che sono i piani di gestione, come i piani di salvaguardia. Siamo ancora molto indietro su questo. Ma le nostre prime riunioni al Comune di Verona, quando si rifletteva su delle possibilità più forti anche di sostegno, diciamo, a tutto il movimento, al festival, sono state proprio centrate su questo. Come fare in modo che l'immateriale che voi state portando avanti entri dentro il piano di gestione del sito? Allora, da lì è nata tutta una riflessione, che tra l'altro è anche dentro il nostro progetto di candidatura, no? Il rapporto fra effettivamente spazi e patrimonio materiale e immateriale, che ho sentito ieri anche per la Pantalera, perché abbiamo una proposta, diciamo, di paesaggio culturale che si interessa sempre più alle tradizioni. Come fa? Perché dobbiamo anche interrogarci su questi strumenti di gestione, cioè ci sono stati dei processi politici che hanno portato a un'istituzionalizzazione in qualche modo, no, del sito, perché abbiamo una presa in conto da parte dell'istituzione, ma abbiamo anche degli strumenti che non stiamo usando o che stiamo usando in maniera assolutamente molto debole, no? E che in realtà possiamo usare meglio. Allora, l'idea è di dire: c'è un piano di gestione di Verona, sito UNESCO, possiamo inserire lì valori e questioni che vanno a rispondere a questa necessità, a questa esigenza di una comunità locale, che comunque è una comunità attiva, forte? Probabilmente sì. Quindi qui abbiamo anche un altro cantiere che si apre, che appunto di cui abbiamo parlato un po' ieri con la Pantalera, che in realtà allo stesso tempo chi gestisce il sito non sa bene che fare, diciamocelo. Cioè, c'è il riconoscimento, è un bene, è un patrimonio dell'umanità, ma e poi dopo che cosa facciamo? Come, cioè,
perché sappiamo che quella è una convenzione che in realtà è in grande crisi da un punto di vista proprio dei contenuti, che è la Convenzione del Patrimonio Mondiale. Sappiamo che questa del patrimonio immateriale sta andando molto meglio, cioè è ratificata da un maggior numero di stati, le ratifiche sono continue, continuano ad aumentare, quindi mentre noi parliamo ci sono dei governi che ratificano, perché accade questo? Evidentemente è un nuovo modo anche di un nuovo strumento che risponde alle sfide del mondo contemporaneo. E questo tema del rischio, che poi si collega al tema della salvaguardia, è importantissimo. E qui ritorno anche a Regione Lombardia, che nella sua piattaforma, nel suo inventario del patrimonio immateriale, e credo che sia l'unico caso che in Italia in maniera così chiara collega la descrizione alla salvaguardia. E che cos'è? E la collega a una descrizione anche della comunità, quindi comunità, elemento, salvaguardia. Cioè che cosa, la salvaguardia che cos'è alla fine? Progetto. Che cosa progettiamo per fare in modo che quel elemento che abbiamo descritto poco sopra rimanga vivo, vitale, continui a trasformarsi perché così deve essere, ma che anche, voglio dire, prenda consapevolezza dei rischi e cerchi di trovare delle soluzioni. È un po' insomma, tocca a te, è quello poi che lo vedo io, perché insomma ogni direttivo, ogni martedì, penso che in qualche modo una volta a settimana, da 18 anni loro si riuniscono e riflettono su questo, una volta a settimana ogni 18 anni, cioè un monitoraggio, diciamo, palmo a palmo, cioè anche questo va detto, perché secondo me è interessante poi, no? come questa comunità sta, voglio dire, e come continuamente si parte all'attacco dell'istituzione, per esempio locale, e come alla fine le porte d'entrata non sono tantissime, perché c'è i musei, archivi, biblioteche, cioè ognuno è blindato in qualche modo, va bene, nel proprio territorio, anche di, voglio dire, finanziamento. Ognuno è blindato, però questi piani di gestione abbiamo visto che sono una porta d'entrata, non sta funzionando granché bene, però perlomeno ne possiamo parlare, cioè ci sediamo intorno a un tavolo e diciamo la comunità ha diritto di parola, sì, no, che cosa possiamo proporre? Toccati è già dentro il piano di gestione di Verona da mi pare 10 anni, quindi ecco, questo giusto per qualche suggestione. No, io volevo fare un passo indietro ritornando al discorso degli spazi, in primis perché per esperienza personale, essendo veronese, sono stato molto colpito da un'azione dell'Associazione Giochi Antichi, che è stata quella appunto di far chiudere una strada, chiamando la strada del gioco, quindi questa strada adesso a Verona è chiusa, non è più percorribile, appunto, ma è appunto destinata solo al gioco, e mi ha colpito molto, in primis perché ci passavo sempre in macchina, e quindi ho dovuto allungare la strada tutti i giorni, a parte gli scherzi, mi ha colpito molto perché credo che sia un segnale, anzi, è vero, mi sono espresso male, strada aperta al gioco. No, a parte gli scherzi, credo sia stato un segnale potente, soprattutto perché in un quartiere popolare di Verona, e quindi parlando di spazi mi è venuto in mente questo, e sempre legato agli spazi, e all'adattamento, mi viene a riflettere sulla comunità appunto della Balina, perché l'ho vissuta in prima persona, e loro per adattarsi alla strada, all'unica strada di questo paesino di Santa Lucia ai Monti, appunto di Valeggio, in cui non potevano più giocare, non hanno avuto contatti comunque con le autorità locali e con le istituzioni, quindi non hanno chiesto di
chiudere la strada magari un'ora a settimana, eccetera, si sono confinati all'interno dell'oratorio in un campo che solo in parte ricalcava il loro campo tradizionale, e secondo me questo ha fatto perdere completamente il contatto della realtà locale con il gioco, perché adesso si ritrovano ogni domenica mattina in 10 signori a giocare, sempre loro 10, con nessuno con neanche uno spettatore, e candidamente loro ammettono che questo gioco è destinato ad essere dimenticato, insomma nel giro di breve non sarà più praticato. D'altro canto, invece, a distanza di pochi mesi, abbiamo incontrato la comunità della Balacrela in Val Camonica e mi sono reso conto di una totale diversità di approccio nella gestione del rapporto con gli spazi appunto urbani. Difatti, in Val Camonica c'è un costante contatto con le autorità locali e vengono fatte chiudere le strade, vengono fatte chiudere le piazze ogni domenica. No, come si chiama giuridicamente ordinanza? Sì, c'è un'ordinanza. Sì, c'è un'ordinanza settimanale. E questo, dopo anni di diciamo in cui era passata di moda la pratica della balacrela, ha aiutato tantissimo. E negli ultimi 10 anni sono ritornati diversi comuni a praticare appunto con diverse squadre questo gioco, e questo secondo me è fondamentale anche perché si ricreano tutta una serie di dinamiche sociali attorno al gioco stesso. Mi è rimasto impresso nella mente un giocatore anziano di balacrela che mi ha detto: i giocatori più forti spesso trovavano la moglie perché le ragazze del paese guardavano giocare la balacrela e i più forti erano ritenuti, mi ha detto, come i calciatori di adesso. Però secondo me ci sono queste piccole cose che sì, certo, e appunto ecco, e quindi secondo me c'è da tenere presente questa sensibilità nel dire, nel gestire appunto il gioco nella modernità, cioè ci sta adattarsi al contesto, a quello che c'è attorno a noi, però allo stesso tempo il confinamento secondo me porta ad un rapido deterioramento. Io mi riallaccio a quello che dice Gianmarco, perché a me succede la stessa cosa, nel senso che il gioco nella sua tradizione, che si giocava nelle piazze, nelle strade, non si gioca più lì, cioè la strada è stata espropriata dal progresso, no? L'occupazione della strada in tutti i modi, ma anche il concetto di strada, il concetto di proprietà che si affaccia sulla strada è cambiato negli ultimi 50 anni e c'è difficoltà, no, a riutilizzarla, a riappropriarsi di quello spazio. Noi abbiamo, Amede, lo stesso gioco che viene vissuto in due modi differenti. C'è il Palio della Ceramella, dove il gioco si svolge nel campo sportivo, quindi in uno spazio creato appositamente per questo gioco, o meno è stato utilizzato uno spazio esistente per ripresentare un gioco che non poteva essere riproposto diciamo per le strade, o quantomeno non si è voluto riproporlo nelle strade. E poi abbiamo una realtà parallela al Palio, che è data dal gruppo di Fiedlalip, dalla volontà, dalla voglia di giocare, no? Di trovarsi con altri gruppi per giocare, dove cerchi in tutti i modi di farlo
all'interno del tessuto urbano e non al campo sportivo. Poi non sempre questo è possibile, perché comunque poi ci sono le difficoltà. Difficoltà anche se l'amministrazione comunale partecipa attivamente nella, diciamo, nel vissuto e nel tessuto dei Fiedla Lippa, c'è difficoltà nell'arrivare a gestire una porzione di spazio urbano, no? Non tanto per le ordinanze che vengono emesse, per la chiusura al traffico, eccetera, ma per la difficoltà di far capire alle persone che quello che tu stai facendo è un qualcosa che fa rivivere la città. Prima si è parlato di turismo, noi il problema turismo qua non ce l'abbiamo, magari ce l'avessimo. Cioè, noi siamo una realtà dove il turismo è pari allo 0,000 qualcosa, no? Quindi immaginare che ci siano frotte di persone che vengono in questa sperduta terra piatta, ma questo non è solo un problema di media, è un problema generalizzato di tutta questa, di tutta la Lomellina, sostanzialmente, o quantomeno della bassa Lomellina. Noi non abbiamo questo problema, no? E probabilmente questo porta ad un disinnamoramento della città da parte dei suoi occupanti, dei suoi cittadini. Perché diventa un qualcosa, la città, il paese diventa un qualcosa così che uno lo subisce quasi, no? Cioè non lo vive più, no? E questo poi si ripercuote anche nelle tradizioni, cioè nel ricordare le tradizioni e nel cercare di reintrodurre le tradizioni o di far proprio le vecchie tradizioni diventa difficile, perché se io non sono innamorato del mio paese non mi interessa neanche quello che fanno nel mio paese, no? E questo sta anche la difficoltà di riuscire a mantenere viva questa situazione. Noi come amministrazione comunale ci siamo impegnati da 18 anni grosso modo a non far cadere il sentimento del gioco della ceramela e del palio, tenendo conto che il nostro palio non è di proprietà comunale, cioè c'è un'associazione che è il Circolo Misani, che è il detentore del palio, no? Che però nel tempo il suo interesse per questo patrimonio che ha nel suo DNA è venuto meno. No, è venuto meno sino ad arrivare al punto di sparire. In quel momento il comune si è proposto, no, per farsi carico di portare avanti questo ricordo, con tutti i problemi del caso, perché il comune ha altro a cui pensare, non c'è soltanto questo. Poi fortunatamente abbiamo trovato in Pierangelo una persona splendida sotto questo punto di vista, che con tutti i suoi limiti di brontolaggio, diciamo così, quotidiano, no? Però da questo lato Pierangelo è la persona giusta per spingere ancora un po' più in là la palla, no? Fare la caccia, rilanciare la palla più avanti possibile, no? Per la questione spazio, adesso quando andiamo a giocare, no? Il dibattito era: giochiamo qua o giochiamo al campo sportivo, no? Valentina giustamente dice: giochiamo in piazza, perché se è un gioco di piazza lo voglio vedere in piazza, l'ho già visto giocare in piazza, me l'avete fatto vedere, così bello, così interessante, e noi pensiamo è anche così pericoloso, va bene, giochiamoci in piazza, no? Poi incontriamo Marino che ci dice: io voglio farvi vedere il mio gioco, è possibile farlo? Ok, allora andiamo tutti al campo sportivo. Salomonicamente abbiamo deciso di fare un po' al campo sportivo e un po' in piazza, così almeno vi rendete conto delle varie situazioni.
Allora, Davide Daniele ha avuto tantissimi spunti di riflessione e devo dire, come hai detto tu prima, tutto quello che ho sentito mi ha aperto qualche finestrella, quindi potremmo stare qui per ore, ma farò tutto in due minuti cercando di mettere insieme i pezzi. Parto da quello che ha detto Valentina perché lo trovo particolarmente reale. Ne parlavo proprio ieri facendo l'avvocato difensore dell'UNESCO con Stefania, no? La quale era molto più spinta di me nell'individuare i difetti. Lei è stata funzionaria ministeriale addetta all'UNESCO, quindi io facevo l'avvocato contrario di controparte, perché trovo che invece, ed è quello che ho provato a dire molto velocemente, è dentro la possibilità di start-up, così come dicevi tu Valentina, che dall'UNESCO si innescano delle possibilità, la gente si muove, l'UNESCO questo lo fa, e anche la male interpretazione delle possibilità dell'UNESCO crea le difficoltà. Quando diciamo dei sindaci mi chiamano senza aver capito che cos'è l'UNESCO, senza aver letto la convenzione, senza sapere cos'è il codice dei beni culturali e del paesaggio, sparando cazzate, lo possiamo dire, no? Perché quando tu mi chiami e mi dici guarda, voglio entrare nell'UNESCO, inventati tu qualcosa, capisci che il processo è del tutto rovesciato, però lì noi troviamo l'efficacia dell'UNESCO. Cioè la parola UNESCO è una parola efficace che attiva processi, e questa è la componente positiva. Qual è il rischio che io vedo non soltanto nell'UNESCO, ma in ogni processo? E qui quello che tu hai detto è fondamentale, nei processi di legislazione di questioni così complesse. L'ho visto fare per esempio anche con gli ecomusei, che è un altro tema di cui abbiamo parlato proprio io e te ieri, quindi non è solo un problema UNESCO. Il problema è questo, parole dalla semantica complessa come cultura, tradizioni, comunità, rievocazione, patrimonio, sono difficilmente gestibili dalla legge. Allora qui c'è un tema gigantesco che è il rapporto tra diritto e legge. Il diritto è progressivo, è quello che noi pensiamo essere valido per noi e da tutelare. La legge è costretta per definizione a mettere un punto, che poi si sposta di volta in volta, tant'è vero che noi paghiamo dei politici per spostare il punto di volta in volta per aggiornare la legge. Quindi per definizione la legge blocca. Ecco, dentro questo blocco noi corriamo un enorme rischio, cioè di invertire totalmente, di costruire un mondo alla rovescia, che processi così dinamici, freschi, ipercreativi inseguano la codifica della legge. Per esempio da noi in Umbria è successo con gli ecomusei, casi etnografici, è successo con gli ecomusei che le persone non pensano più creativamente, ma dicono costruiamo l'ecomuseo così come lo prevede la legge regionale. E l'esito è che gli ecomusei non ci sono. Non ci sono perché non c'è creatività, c'è solo un tentativo di aderire a dei canoni per attingere al finanziamento. Allora, il lato positivo è che il finanziamento ci sia. Il lato positivo è che la legge, la Regione Lombardia l'ha fatta sulla base di quella roba là. Dall'altro lato, dal basso, siccome sono abituato a non essenzializzare, dico che noi abbiamo la necessità di spingere queste comunità creative a essere creative e a continuare a modificare la legge, non a dire siccome c'è la legge voi fate i bravi perché così prendete i soldi. È un rischio che noi corriamo, non noi, che le persone in carne e ossa corrono, e io l'ho visto correre tante. Noi abbiamo una legge sulle feste storiche, che succede? Fai la festa in base a come ti dice la legge, prendi i soldi e lì finisce, lì muore. Lì questo grande processo che voi state attivando muore. Allora è un gioco di continuo spostamento del senso, no? Brava. In cui tu lavori dentro la legge, ma al tempo stesso la spingi a andare sempre più avanti in base al processo che si crea, eccetera. Allora, dentro questa idea, e concludo, sono molto d'accordo con Rosanna quando dice attenzione, non ci sono i buoni e i cattivi. Dentro quello che noi chiamiamo comunità ci sta Tocati, ci stanno quelli che hanno gli appartamenti e vogliono affittarli per il turismo, ci sto io che un giorno vengo a Verona e vado a vedere il balcone di Romeo e Giulietta pure uscendone schifato. Però questa è una questione molto complessa in cui, e qui sono molto d'accordo con Paolo, è una questione di forze in campo. Allora non è un problema di buoni o cattivi, il problema è capire qual è la capienza. Allora concludo dicendo che
perché sono d'accordo con Paolo, perché Paolo mette in evidenza un punto centrale, cioè i luoghi li costruiamo noi con le politiche, con la riflessione. Non è che i luoghi hanno una vocazione, sapete quando dico questo luogo è vocato al turismo? Niente è vocato al turismo. Dipende da come noi ci lavoriamo dentro, cioè qual è il limite che noi costruiamo. Questo territorio cosa può supportare? Guardate, io ora non ho tempo di aprire questo capitolo, ma in Cina questo problema dello spazio urbano, l'ho scritto adesso in un articolo su AM, è enorme. Però c'è un pro e un contro. L'immagine dell'idea di attrarre turismo attrae fondi e ricostruisce spazi che erano morti. Dall'altro lato li mummifica, li blocca, li invade di turisti. Quindi il tema non è, cioè non ci sono i buoni e i cattivi, ci sono le politiche, ne parlavamo ieri sera a cena, quindi c'è un punto in cui dobbiamo lavorare, sono le politiche, le capienze di cui tu parli, le fissiamo riflettendo politicamente. Qual è il limite? Qual è il target? Qual è il taglio che noi diamo a Verona? E non è che sta scritto nelle tavole della legge che ci arrivano da Dio, ecco. Chiudo. No, sono assolutamente d'accordo e voglio dire l'evidenza delle cose è quando tu vedi una località che conoscevi fino a qualche anno fa, vai e ti guardi intorno adesso e non la riconosci più. No? Certo, ma non la riconosci più sai con un po' di lungimiranza, sai che non può resistere così. Non mi riferisco a Verona, no, vale dappertutto. E non può resistere, per questo dico è una monocoltura, no? È una monocoltura e sappiamo i danni che provocano le monocolture. Quindi la resistenza che si deve fare è anche su questo piano. Finiamo con l'invenzione del quotidiano, perché c'è un grandissimo libro di un grandissimo studioso e secondo me Aga è proprio un esempio, cioè come dal basso la società civile, tu hai parlato anche dei gruppi folk che sono un altro fenomeno interessantissimo veramente sul quale interrogarsi, produce in qualche modo resistenza, creatività e a un certo punto arriva a, come dire, agganciare l'istituzione per ottenere concretamente, il tema anche delle deroghe. Ma è quello che stiamo facendo. Ma è quello, no, è quello che sta succedendo, Cora. E questa è la grande forza di questa cosa che stiamo fondando e che la stiamo fondando non soltanto a livello di una regione, per esempio, no? Io mi ricordo sempre l'intervento splendido di Renata che a me mi fece capire delle cose, dice da quando abbiamo istituito l'inventario ci sono delle comunità che ottengono delle deroghe perché non potevano più accendere i fuochi, no? Non è solo documentare, sei dentro una norma, quindi... Certo. Sì, voi altri, la causa del ritorno del popolo di Sant'Antonio. Ma porca miseria, assomigliami. Vabbè, questo è un bell'esempio.